Il caso di oggi ci porta in Inghilterra, a Cambridge per la precisione, e parleremo di una donna, Joanna Denny, grandissima fan di Bonnie e Clyde, a quanto pare. Siamo nel 2013 e ci riferiremo ai fatti che portarono ai Peterborough Ditch Murders, omicidi che sconvolsero l'opinione pubblica d'oltremanica. Possiamo dire che la vicenda ha inizio il 30 marzo 2013, quando un uomo che portava a spasso il proprio cane in una località rurale di Cambridge si imbatté in un cadavere. Un uomo in parte nudo ed in parte vestito con abiti da donna giaceva in un fosso, accoltellato a morte e lasciato nel bel mezzo del nulla. Il corpo apparteneva al 48enne Kevin Lee, sposato e padre di due figli. Era scomparso il giorno precedente al suo ritrovamento e la sua auto, data alle fiamme, era stata ritrovata nei pressi di Peterborough, suo paese di residenza. La polizia pensò che quel tipo di omicidio fosse stato perpetrato da una persona che conosceva la sua vittima. Infatti le modalità del ritrovamento fecero presagire la sua volontà di umiliarlo, forse per questioni personali. Ben presto i sospetti si focalizzarono sulla trentenne Joanna Denny, un nome che saltò fuori diverse volte durante l'analisi del telefono di Kevin Lee, che era un locatore di immobili. Uno di questi, affittato proprio a Joanna. La donna aveva rapporti di familiarità con un noto criminale, Gary Stretch, che era già stato in prigione in passato e viveva proprio nella zona nella quale venne ritrovato il cadavere. Inoltre, attraverso dei rilievi sul telefono di Joanna, fu appurato che era stata nell'area in cui venne rinvenuta l'auto della vittima. Stessa cosa per Gary Stretch. Ma i due, quando il delitto fu scoperto, erano scomparsi nel nulla. Il passato di Joanna era stato piuttosto turbolento. Nata nel 1982 e cresciuta in una buona famiglia, senza apparenti problemi, sin dai tempi della scuola iniziò a frequentare brutte compagnie. O forse furono le compagnie ad avere la sfortuna di frequentare lei. Scappò di casa molto giovane con il suo ragazzo dal quale ebbe due figli, che però, dopo la separazione dal compagno, vennero affidati a lui in quanto lei, diciamo che non aveva tutte le rotelle al proprio posto. Arrestata diverse volte per possesso di droga, venne sottoposta a diverse sedute psichiatriche che ne rivelarono disordini di vario genere. Quando Kevin Lee le affittò uno dei suoi appartamenti, le diede anche una specie di lavoro. Considerando la sua natura particolarmente irrequieta, la utilizzò per riscuotere gli affitti da tutti i suoi inquilini. I due iniziarono anche una relazione, e questo per Joanna significò poter abitare nel suo appartamento senza pagare l'affitto. Ma torniamo ai giorni dell'omicidio di Kevin Lee, con Joanna ed il suo compare Gary Stretch misteriosamente scomparsi. I due erano fuggiti a Hereford, a circa 3 ore da Peterborough. Qui si scattarono anche diverse foto, come se fossero in vacanza. E mentre giravano per negozi cercando di vendere oggetti rubati, la polizia da Peterborough stava arrivando a Hereford, essendo venuta a conoscenza dei loro spostamenti grazie alle riprese di alcune telecamere di servizio. Ma prima che arrivassero, Joanna e Gary continuarono nelle loro folli scorribande. Nello specifico, mentre erano in auto assieme ad un amico di Gary, Mark Lloyd, Joanna chiese all'uomo di indicargli una persona da uccidere. Gary vide un uomo che portava a spasso il suo cane e glielo indicò. Joanna uscì dall'auto e lo accoltellò per una ventina di volte, in pieno giorno, prima di risalire in macchina. E dopo pochi chilometri, lo fece di nuovo. Un altro uomo che portava a spasso il cane venne aggredito e accoltellato. Questa volta Joanna gli rubò anche il cane. Quando venne arrestata, poco dopo, sembrò essere più interessata a quest'ultimo che non alle due persone che aveva appena accoltellato. Anche Gary e Mark, il loro accompagnatore di giornata, vennero arrestati. Il giorno successivo, il detective che si occupava del caso di Joanna ricevette una telefonata, nella quale gli si chiedeva se fosse al corrente degli altri due cadaveri. A 10 miglia dal luogo dove fu ritrovato Kevin Lee, venne rinvenuto il corpo di un veterano di guerra, John Chapman. John era il coinquilino di Joanna, con la quale non andava particolarmente d'accordo. L'altra vittima invece si chiamava Lucas Slaboseski, avvistato l'ultima volta il 19 marzo 2013, giorno nel quale si incontrò con Joanna, con cui condivideva parecchi interessi, principalmente droga e alcol. Entrambi furono accoltellati come Kevin Lee. Avrete capito che le motivazioni furono piuttosto futili, se non inesistenti. Il primo ad essere ucciso fu Lucas, e Joanna dirà che semplicemente, dopo averlo fatto, ci aveva preso gusto. La sua evidente psicopatia non le aveva impedito comunque di soggiogare in qualche modo le sue vittime, arte nella quale Joanna era evidentemente portata,
così come era particolarmente incline ad accoltellare gli uomini. Tre furono quindi quelli che uccise. I due passanti, nonostante vennero colpiti più volte, riuscirono entrambi a salvarsi. Immagino che il secondo riebbe indietro anche il suo cane. Martin Brunning, il detective che seguì il caso, in un'intervista la definì la persona più pericolosa che avesse mai incontrato, considerando la totale assenza di motivazioni ed emozioni relativamente ai crimini commessi. E non vi erano neppure specifici fatti della sua infanzia o adolescenza che potessero spiegare in qualche modo la sua indole. Ma la storia di Joanna Denney non finisce qui. Anche in carcere riuscirà a far parlare di sé. Non ucciderà nessuno, per fortuna. Ma nel periodo nel quale era detenuta in attesa di processo, le venne sequestrato un diario nel quale pianificava di uccidere una guardia, tagliarle le dita e fuggire, utilizzando ovviamente queste ultime per aprire le porte con riconoscimento digitale. Gli inquirenti ritennero che non fossero pensieri in libertà e che probabilmente ci avrebbe provato davvero, in collaborazione con altre due detenute. Al processo, sorprendentemente, Joanna si dichiarò colpevole di tutti i capi di imputazione. Nel febbraio 2014 venne condannata all'ergastolo senza alcuna possibilità di uscita e passerà il resto dei suoi giorni in carcere. È la terza donna a ricevere una sentenza del genere in Gran Bretagna, dopo Maria Hindley e Rosemary West. Gary Stretch, il suo complice nei delitti, fu condannato all'ergastolo con un minimo di 19 anni in carcere. Nel 2018 Joanna Denney tentò di togliersi la vita in prigione assieme alla sua amante. Dopo una specie di patto suicida, decisero di tagliarsi la gola. Ma nessuna delle due è morta. Probabilmente Joanna in quegli anni ha dimenticato come si usa un coltello in modo efficace. Nel 2019 è stata trasferita nella prigione di Low Newton, dove sconterà il resto della sua pena. Ma qualcosa mi dice che prima o poi sentiremo ancora parlare di lei.